Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per provare vari prodottini diversi, perché raga, nel fare gli ordini ho accumulato vari prodottini, chi era un unico marchio che usciva un gusto diverso e chi un altro, prodottini che già ho provato però sono usciti altri gusti. Ho detto vabbè, faccio una cosa, ogni volta che faccio l'ordine prendo qualche prodottino per poi raggruppare un po' di prodotti e fare un unico video. Ma raga, ho raggruppato davvero tantissimi prodotti che un unico video non posso farlo, altrimenti viene super lungo, quindi ho deciso di dividerlo in due parti. Iniziamo quindi con le barrette. Allora, sono in totale 4, perché neanche a farla apposta sono 8 prodotti, quindi ho fatto 4 e 4. Ecco, le qua trovate tutti i prodottini sul sito di All Supplement e i vari link giù nell'info box. Avete sempre il mio codice sconto che gira a 0,10, ma non mi voglio perdere in chiacchiere, iniziamo subito. Allora, io inizierei dalla barrettina più vecchia del marchio Dimetize, penso che si pronuncia così. Questa qui è uscito un unico gusto di questo qui, ma io l'ho voluta prendere ugualmente. Sapete che sono un amante delle barrette proteiche, quindi l'ho voluta prendere. Eccola qua. Questa infatti la vedete molto schiacciata perché quando mi arrivò era completamente sciolta. Io vi parlo dell'estate, ma poi mi sono concentrata su altri video e mi sono completamente dimenticata di questa barretta, quindi per questo motivo la vedete così, oh. Il gusto è white choc, vaniglia e caramello, quindi cioccolato bianco, vaniglia e caramello. Secondo me è una super bomba. Allora, vi dico un attimo i valori: per 60 grammi ha 219 calorie, 8 grammi di grassi, 18 grammi di carboidrati, di cui 1,5 grammi di zucchero, fibre 1,8 e proteine 24, quindi ottimo, direi di assaggiarla subito. Sono super curiosa. Io con queste unghie non riesco mai ad aprire le confezioni. Vabbè, rompiamo tutto. Oh mio Dio! Profuma tantissimo. Eccola qua. Assaggiamo. Oh, marò, raga, che sta bontà. Lo sapete che sembra? Il cioccolato bianco somiglia molto al gelato Magnum, però bianco, però c'è questa aggiunta di caramello. No, vabbè, raga, troppo buono. No, sono due. Raga, per me questa è strapromossa. Buona, mi fa piacere di averla assaggiata insieme a voi. Secondo me adesso quando vi arriva, che comunque fa freschetto fuori, sicuramente non vi arriverà così, ma nel suo formato originale, un po' come le Battle Bites. Infatti oggi ce l'abbiamo anche qua per provarla. Io direi di cambiare completamente e andare ad un altro prodottino che è uscito recentemente della Nano, della Protein Snap cioccolato. Sarebbe un Kit Kat proteico, ecco, diciamo così. Molto bella, devo dire, la confezione, molto stile natalizio proprio, bella bella bella. Eccola qua, vi dico i valori. No raga, non ci sono scritti, quindi ve li lascio qui sul lato destro. È 21,5 grammi. Vediamo un po'. No raga, l'ho rotta, mannaggia. Ok, l'odore è super buono. Sembra l'odore del Kit Kat. L'ho rotto. All'interno, infatti, c'è il biscotto. Assaggiamo. Raga, del Kit Kat è uguale. No, vabbè, raga. Questo quando avete voglia di Kit Kat, ma non volete sentirvi in colpa. Ma che buono! Ve lo giuro, raga, sembra di mangiare proprio un Kit Kat. Scioccata. No, vabbè, raga. Quello dovete prenderlo, assolutamente. Quindi fino ad adesso sta andando tutto tutto bene. Direi di cambiare un po' con i gusti e andare a provare
provare questa barretta, le Battle Bites. Cioè, ragazzi, sapete che io queste barrette le amo, vi lascio i video giù nell'info box di queste barrette, perché ultimamente vi ho fatto un video dove vi ho recensito i gusti che io non avevo ancora provati, perché vari gusti trovate le recensioni nei video, mangio per 24 ore solo barrette proteiche, che anche quelle ve le lascio tutte giù nell'info box, perché è stata una tipologia che vi è piaciuta molto. Allora, Battle Bites, Glazed, Sprinkled Donuts. Però ho visto gli ingredienti all'interno, sta tipo caramello, quindi dovrebbe sapere pure un po' di donuts. Boh. Allora, eccola qua, è anche divisa in due questa qui. Sapete, tutte le Battle Bites ormai sono divise in due. Ed è da per 62 grammi, quindi tutte e due, 9, cioè 223 calorie. Grassi 8,1, carboidrati 19, zuccheri 3. E fibre 7,6, proteine 20 grammi, quindi non ci resta che assaggiarle. È uscita anche la barretta nuova, quella lì natalizia, solo che raga non sono riuscita a prenderla perché sold out. Si sente il caramello. Secondo me è bellissima. Somiglia molto esteticamente proprio a quella Borgen Cake, solo che ha questo color caramello, cioè proprio questo color beige che somiglia molto al caramello. Eccolo qua, vediamo un po', con tutti questi corallini sopra, proprio per richiamare un po' anche il donuts. Vediamo un po'. Ma allora, raga, ma che buona. Raga, lo sapete che sembra? Voi dite, ma com'è una barretta? Può mai sapere di donut? Sì, raga, ne sapete però quale? Avete presente quello rosa del McDonald's? Ecco, raga, sa praticamente di quello. E si sposa da dio proprio col caramello, si sente proprio quella dolcezza di vaniglia, di caramello, sembra proprio di mangiare la ciambella del McDonald's rosa. Cioè, raga, può sembrare strano, però vi giuro che ci somiglia tanto, ma poi è bellissima. Io proprio in generale le Battle Bites, proprio come barrette, le amo. Infatti le ho provate tutte, sono tra le mie preferite, però oltre alle Battle Bites come le mie barrette preferite, ci sono pure queste qui che non riesco mai a pronunciare il nome, Barebell. Io penso Barebells, Barebella, penso che si pronuncia così, solo che questa qui è quella vegan. Io ho provato quelle normali, che vi lascio tutto giù nell'info box perché c'è il video recensione, e questa è Salty Peanut, quindi sarebbe burro salato. Questa qui è vegan, protein bar, quindi se non mi sbaglio questa all'interno c'ha le proteine del pisello. Ho un po' paura perché ho provato varie barrette vegan, tipo le ultime barrette che abbiamo provato, vi lascio tutto giù nell'info box, raga, aprite l'info box perché trovate tutto quello che ho detto ogni volta, trovate nell'info box, trovate tutto giù. Ed è questa qui, quindi raga, questo color super sgargiante, costa abbastanza perché costa 3,20 euro, quindi... È un quartino come prezzo, però vediamo un po' se ne vale la pena almeno una volta di provarla. È 55 grammi, ha 215 calorie, 10 grammi di grassi, carboidrati 19, fibre 6,3 e proteine 15 grammi, quindi hanno delle proteine inferiori ovviamente a quelle lì che abbiamo visto del siero del latte di prima. Assaggiamo. Infatti ha questo gusto molto forte proprio. Ok. Cioè, raga, però la consistenza, cioè, proprio esteticamente è bellissima. Ma sto registrando, sì, eh? È bellissima, eccola qua, assaggiamo. È un po' dura. Io non sono vegana, però si sente troppo quel retrogusto di soia. Si vede che è un prodotto vegetale. Non mi fa impazzire, mi ricorda un po' il retrogusto della pizza keto, che
che anche di quello c'è il video sul canale, che non mi piacque per niente. Pure la consistenza non mi piace. Secondo me ci sono altre barrette proteiche vegan che sono sicuramente molto più buone. Questa vi lascia proprio un retrogusto strano. Sono proteine di soia però date dal pisello e raga veramente mi fa male la gola, infatti mia sorella mi sta portando l'acqua perché mi fa male la gola in una maniera incredibile, si fa proprio quella perché si intensifica ancora di più ogni volta che masticate e vi lascia proprio quel sapore forte in cui mamma mia raga brutta. Ok, io alzo le mani perché non sono abituata a questi sapori, quindi vi faccio una recensione però a sapore perché ok che non sono abituata, però raga veramente mi si è fermata qua e il sapore è veramente orribile, non si può proprio mangiare. È vero che una persona deve essere abituata a questi sapori, quindi mangiandoli sempre, però comunque io ho provato tante altre barrette proteiche date comunque da non vegan, quindi non dal siero del latte, siero della soia, eccetera, ma raga veramente penso che sia una delle barrette più orribili che io abbia mai provato, veramente super bocciata per me. Fatemi sapere se l'avete provata, ma questa cosa proprio si sente proprio si sente del proteine del siero del pisello, cioè raga assolutamente no, si sente tanto di proprio di verde, di no raga assolutamente no. Quindi concludiamo una schifezza questo video. Però niente raga, io spero che anche questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!